Sia lodato Gesù Cristo. Siamo al secondo nostro incontro, ci siamo trovati la prima volta venerdì 11 novembre. L'obiettivo di questa sera è proprio il sacrificio del Signore. Leggo i sacrifici che trovo nel cammino biblico, che preparano il sacrificio del Signore, guardando la croce. Leggo le parti guardando il tutto. Noi celebriamo i misteri del Signore guardando il centro. È quello che abbiamo fatto ieri. Ieri abbiamo contemplato l'Immacolata Concezione di Maria Santissima. E lei è immacolata prima della morte di Cristo, in previsione della morte di Cristo. Noi siamo immacolati dopo la morte di Cristo. Tutti i misteri si leggono nella morte del Signore, nell'amore del Signore. La volta scorsa, introducendo il tema del sacrificio del Signore nella celebrazione della Messa, ascoltando il testo della Trasfigurazione, ci siamo soffermati sull'espressione «ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui». Conversavano di che cosa? Conversavano della sua morte, fonte di resurrezione. La sua morte è fonte di luce. Parlavano del suo sacrificio. Questa sera noi mettiamo gli occhi su Mosè. La volta prossima metteremo gli occhi su Elia. Quindi vediamo il sacrificio nella prospettiva di Mosè. Il termine sacrificio in italiano vuol dire fare una cosa sacra. E vedremo la volta prossima che sacro, santo, vuol dire separato. Infatti sulla croce avverrà la separazione per eccellenza, la separazione dal peccato. Il termine sacrificio quindi vuol dire fare una cosa sacra, sacrificio non nel senso di fare una cosa che non piace, sai, ho fatto il sacrificio di mangiare la minestra e ho fatto contenta la mia mamma. Questo non è sacrificio. Sacrificio nel senso di dare qualche cosa, di dare qualche cosa a Dio. E il verbo dare è il verbo caratteristico del sacrificio. La nostra vita è caratterizzata dal verbo dare, dare tempo, dare una mano, dare un regalo, dare da mangiare, dare da bere. E questo verbo dare che caratterizza le nostre relazioni, caratterizza la relazione con Dio. E si può dare per interesse e si può dare per amore. Noi siamo adesso nel tempo dei regali. Alcuni regali saranno fatti per amore e altri per interesse. Arriverà la Lucia tra alcuni giorni, bisognerà vedere se è santa o se è una strega. Tutti vanno in Santa Lucia e non vanno a messa. Tutti parlano di dono, ma senza mettere gli occhi sul dono per eccellenza che è Cristo crocifisso. Il sacrificio a Dio è segno della nostra debolezza e del nostro essere peccatori. Noi siamo deboli, noi siamo bisognosi, soprattutto noi siamo peccatori. Quindi il sacrificio a Dio è segno dell'uomo debole e peccatore che ha bisogno che Dio sia buono con lui, che Dio allontani il male da lui. Entriamo nel linguaggio biblico, che il gregge sia fecondo e che i lupi stiano lontano dal gregge. Entriamo nel linguaggio biblico, che cresca il frumento e che non venga la grandine. Ma guarda un po' il linguaggio biblico, è il linguaggio della vita.
cosa mangi? Cosa bevi? Subito. Tu vai all'Eucaristia, vai al sacrificio a mangiare e bere. Carissimi, io quello che dirò, voi guardatelo sempre in rapporto alla croce, perché tutto è introduzione e spiegazione di quel segno che sta al centro, perché è il centro della storia, è il centro di tutto. Nella Sacra Scrittura si comincia a parlare di sacrificio dopo il peccato originale. Se voi leggete i due racconti della creazione, non parlano del sacrificio. Il sacrificio ha a che fare con il peccato, quindi con la debolezza dell'uomo. Gli elementi del sacrificio sono quattro. La persona che offre il sacrificio, quindi il mittente. Dio al quale viene offerto il sacrificio, il destinatario. La cosa sensibile che viene offerta, la vittima. E il fine dell'offerta, del sacrificio, che è il riconoscimento della signoria di Dio e ricevere il dono che a Dio si domanda. In ultima istanza, la salvezza. Entriamo quindi nel cammino biblico dei sacrifici e vediamo cinque sacrifici. Sacrificio di Caino e Abele, sacrificio di Noè, sacrificio di Abramo, sacrificio di Giacobbe e sacrificio di Mosè. Primo sacrificio, sacrificio di Caino e Abele, il primo sacrificio. Il racconto di Caino e Abele, attenti bene, è una raffigurazione del peccato originale nella prospettiva del sacrificio. Quando noi guardiamo la croce, diciamo, Gesù è morto per i nostri peccati. E allora vediamo questo primo sacrificio nella prospettiva del peccato. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore, anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge, il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato e perché sei abbattuto? Se agisci bene, non dovrai forse tenere alta la testa? Noi sappiamo che in Giovanni alzare gli occhi verso il cielo era una caratteristica del Signore. Abbiamo partecipato alla messa e abbiamo visto che il ministro prima di consacrare il pane e il vino ha innalzato gli occhi. Tra tutti i particolari non c'è niente, bisogna entrare in questo spirito di attenzione. Se agisci bene non dovrei forse tenere alta la testa, ma se agisci male il peccato, senti, è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. Caino è un agricoltore, Abele è un pastore. Oh mamma, abbiamo celebrato l'Eucaristia e la materia era quella di Caino, pane e vino, ma il linguaggio è stato quello di Abele, ecco l'agnello di sempre, mentre leggi i sacrifici hai presente il sacrificio. Caino è un contadino, Abele è un pastore. Caino e Abele offrono entrambi a Dio i loro prodotti. Il testo dice che Dio gradì l'offerta di Abele, ma dice che non gradì l'offerta di Caino, però non dice perché. Il perché lo si comprende nell'episodio. Si racconta che Caino ha il volto arrabbiato e offeso. Si parla del peccato originale come una bestia accovacciata alla porta che va dominata. Invece cosa succede? È il peccato che domina Caino. Il peccato è come una prepotenza. Crocifiggilo!
È una prepotenza che si impone, una prepotenza di morte. E dicevamo già l'ultima volta, senti ancora queste tre parole che vanno d'accordo, prepotenza, presunzione, pregiudizio. Prepotenza, presunzione e pregiudizio. Caino disse al fratello Abele, andiamo in campagna, mentre in campagna Caino alzò la mano contro il fratello che lo uccise. Perché Caino ammazza il fratello? Perché ha una cattiveria dentro che lo schiavizza. Cattivo, vuol dire stare in prigione. Sei in prigione, sei imprigionato da una prepotenza. Pensi di essere tu il primo, prepotenza. In realtà tu non sei il primo. Caino è l'immagine dell'uomo peccatore. E arriviamo alla conclusione. Abele è morto subito, non ha lasciato discendenti. Caino invece ha lasciato discendenti. Attenti. Abele, cosa vuol dire in italiano? Soffre. Un termine molto usato nella Bibbia, cito il Salmo 61, un soffio sono i figli di Adamo. Siamo un soffio. Abele è il tipo ideale di uomo. Abele è segno di Cristo che salverà il mondo nella debolezza di un respiro. Gesù ci salverà dando il suo spirito. E Abele ci introduce al momento solo della salvezza, quando il Signore sulla croce, nella estrema debolezza, non nella prepotenza, darà lo Spirito. Una domanda, tu sei forte? Sei forte? Tu subito con l'Apostolo Paolo, ben istruito, dici, io sono forte perché sono debole. Qual è l'atteggiamento per stare davanti a Dio? La debolezza. Tu sei debole. Tu sei bisognoso. E se riconosci la tua debolezza, sei in grado di conoscere la forza di Dio che ti salva. Ma se tu non riconosci la tua debolezza, tu sei bugiardo. E i bugiardi non incontrano Dio. Cosa dice Maria nel Magnificat? Che Dio resiste su te. I superbi non incontrano il Signore. Dio non è un'idea, Dio è una persona. Io lo incontro soltanto se sono vero nel mio cuore, se riconosco la mia debolezza. Ricordati che sei polvere e polvere tornerai, e questo testo lo troviamo proprio in Genesi. La figura di Abele è presente nel canone romano, che introduce il sacrificio di Cristo. La nostra umanità non viene da Abele, ma viene da Caino. Il sacrificio che è segno della relazione tra Dio e l'uomo non è cattivo in sé, ma è rovinato dal peccato. L'umanità è fatta da Caino che fa i sacrifici, ma li fa senza fede. Secondo sacrificio, quello di Noè. Tutti avete in mente l'arca, leggetevi l'episodio di Noè perché è molto bello. È un'altra formulazione del peccato originale. Dio si accorge che ogni disegno concepito dal cuore umano è cattivo, cioè il male sta dentro l'uomo. Ma c'è un uomo che trova grazia agli occhi di Dio e Noè diventa segno di Cristo. Prima abbiamo detto che Abele è segno di Cristo in quanto Cristo salverà il mondo nella debolezza. Anche Noè è segno di Cristo
perché Dio per un solo uomo salva tutto il genere umano. Noè è segno di Cristo, c'è un uomo giusto, e attraverso quest'uomo Dio vuole continuare la vita. E qui c'è una cosa interessante. Il racconto di Noè è proprio scritto nella prospettiva del sacrificio, perché riguardo degli animali, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina, questa è la legge della vita, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina. Guardate che se uno mette su un'azienda di soli torelli, la chiude, o se mette sull'azienda di sole vacche, la chiude, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina. A riguardo degli animali bisogna leggere con attenzione, perché Dio invita Noè a prendere degli animali monti, quelli che servono per il sacrificio, sette coppie. Non ce l'ha. Sette coppie per ciascun animale. Quindi degli animali monti, bovini, ovini, caprini, tortore e piccioni, prende sette coppie. Perché sono gli animali che servono per il sacrificio. Perché che cosa fa Noè? Dopo essere sceso dall'arca, cosa fa? Offre un sacrificio. E allora lì troviamo un altare, lì troviamo l'offerta, lì troviamo un profumo soave, gradito a Dio. E questo profumo piace tanto al Signore. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, ne colpirò più ogni essere vivente come ha fatto. Quindi c'è un altare, c'è un'offerta, c'è un profumo soave gradito a Dio, e poi c'è un arcobaleno, che è l'arco di guerra che il Signore deposita. Guarda come muore Gesù. Vedi che tira l'arco? Lo vedi? Guarda! Queste braccia aperte è la vendetta di Dio. Il Signore salva il mondo così. E la storia di Noè è introduzione a questo. Noè non è un ebreo. Noè è un uomo come tutti gli altri, e questo dice che Dio fa alleanza con l'umanità rappresentata da Noè e si impegna a salvare l'umanità e a convertirla nel profondo del cuore. Noè è segno di Cristo, che è venuto a salvarci, a far sì che il nostro sacrificio sia buono. Terzo sacrificio, Abramo. Noi sappiamo che tutta la vita di Abramo ruota attorno a un figlio che lui chiamerà Isacco. Isacco che vuol dire sorriso. Isacco è segno di Cristo, perché Cristo è venuto sulla terra a portare il sorriso. E come si chiama il sorriso di Cristo? Risurrezione dei morti. Le persone veramente contente, quelle che sorridono veramente, sono le persone che credono nella risurrezione dei morti. E tutta la storia di Abramo la possiamo leggere nel segno del sacrificio. Dio dice: vattene, va dove ti indichi, farò di te una grande nazione, in te si diranno benedette tutte, senti, le famiglie della terra. E Abramo va, e cosa fa? Nel suo cammino costruisce degli altari, arriva a Sichem, altare, arriva a Betel, un altare. Poi un giorno incontra una persona misteriosa che si chiama Melchisedec, il quale fa un'oblazione a Dio di pane e di vino.
Infatti si capisce molto bene Melchisedec quando arriva Gesù, perché istituisce il suo sacrificio nella materia del pane e del vino. E questo sacerdote è re di Salem, che poi diventerà Gerusalemme. Gerusalemme vuol dire città della pace, Betlemme vuol dire città del pane. Infatti a Gerusalemme il Signore realizzerà la pace, la pienezza del bene nel suo sacrificio. Poi un altro sacrificio che nasce da una lamentela di Abramo, perché Dio ha detto ad Abramo: in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Non arrivano bambini e si lamenta. Allora Dio compie un sacrificio per dire che è fedele, e qui c'è il primo rito sacrificale. Siamo al capitolo 15 della Genesi. Gli disse: prendi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora, un picciolo. 3 anni, 3 anni, 3 anni, 3 anni, 3 anni. Avete voi ancora allevato una bestia per 3 anni? Provate, provate. Cioè, Dio vuole degli animali, cari miei, belli, forti, che solo motivo di ricchezza potresti fare un affare a vendere quella bestia dopo 3 anni? No, la devi offrire al Signore. I particolari sono importanti, avete fatto la comunione, avete ricevuto tutto tramite un particolare, un pezzo di pane, non dimenticate il metodo di Dio, Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora, un picciolo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due, fate immaginare che lavoro, e collocò ogni metà di fronte all'altra, ma non divise però gli uccelli. Abramo ha fatto un sacrificio molto impegnativo. Poi cosa succede? Che gli uccelli rapaci sentono l'odore del sangue, lui con un bastone cerca di cacciare gli uccelli rapaci, poi non ce la fa più, viene la notte, lui si addormenta e nel sonno Dio gli dice: sta tranquillo, io sono figlio. E poi Dio che passa attraverso gli animali è con un fuoco, c'è un forno fumante e una fiaccola ardente che passa in mezzo agli animali. E questo dice l'alleanza unilaterale di Dio. È Dio che ha scelto Abramo, è Dio che gli ha fatto la promessa, e Dio sarà fedele. Tu, Abramo, figlio. L'alleanza è unilaterale, e noi durante la messa cosa sentiamo? E vedremo, il sangue della nuova ed eterna alleanza. Perché com'è quella vecchia? Già in questo primo rito si parla di un'alleanza unilaterale, che la si comprenderà quando arriva il sì. Poi un altro sacrificio, un pranzo sacrificale, quando arrivano quei 3 personaggi, le querce di Mamre, Abramo si dà da fare, invita Sara a preparare le focacce, poi lui va all'armento, uccide un vitello, e questo, se tu lo leggi bene, è un sacrificio di comunione, che poi ti dico che cos'è. E qui c'è una cosa molto bella, perché qui si realizza la parola di Dio. Dio aveva detto: ti darò un figlio, ti darò un figlio, Abramo, ma quando, ti darò un figlio. E al termine del pasto quei 3 dicono: tra un anno avrai un bambino, che lo chiama Isacco. Allora siamo pronti per vedere il sacrificio fondamentale per capire poi Gesù sulla croce, il sacrificio per eccellenza, questo sacrificio che viene ascoltato, interiorizzato nella notte di Pasqua, dentro la luce del cielo pasquale, quindi dentro
la luce, segno della resurrezione, tu ascolti il sacrificio di Abramo, l'apice. Quando lui dice la sua fede, la sua totale fiducia nel Signore. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi, riprese, prendi il tuo figlio, senti adesso, il tuo unico figlio che hai, il tuo unico figlio che hai. Va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto, quindi lo devi bruciare tutto, lo devi bruciare tuo figlio, su di un monte alto che io ti indicherò. Abramo crede, Abramo si fida del Signore, gli ha dato il figlio, quindi è pronto a ridonarlo. Abramo viene messo alla prova nella sua fede. Voi che siete sposati, cosa portate? Un anello che si chiama fede, una bella prova, eh? Quell'anello lì dice: guarda che vedrai che belle prove che ti succederanno nella vita, eh? Perché un amore che non è provato, che amore è? Abramo si alza di buon mattino, non dice nulla a Sara, sarebbe interessante questo, interessante, non dice niente a Sara, se no non lo lascia partire. Sella l'asino, prende con sé due servi, il figlio Isacco, spacca la legna per l'olocausto e si mette in viaggio verso il luogo che Dio gli ha indicato, il monte Moira, che sarà Sion, dove verrà costruito il Tempio di Gerusalemme. Guarda che è tutto legato, è tutto legato. E quando arriva il terzo giorno, cosa diciamo nel credo? È risuscitato il terzo giorno. E tu devi ascolti questi racconti guardando la croce luminosa. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, sta attento adesso alle parole, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Ma se Dio gli ha detto che deve sacrificare il figlio, dovrebbe dire: poi ritornerò da voi. Invece usa il plurale, ritorneremo da voi. Questa è un'espressione di fede. Abramo crede che se Dio gli ha dato il figlio nella sua sterilità, glielo ridarà anche da morto. Sai cosa vuol dire essere sterile? Avere al posto di un grembo una tomba. Per capire bene cos'è il grembo e che cos'è la tomba di Cristo, bisogna fare proprio il parallelismo tra grembo e tomba, che guarda un po', sono il primo e l'ultimo spazio, eh? Eravamo nel primo spazio il grembo, ma ti ricordi? Non ti ricordi? Non ti ricordi quando eri nel grembo? Quindi non riesci neanche a immaginare come sarai nella tomba. Stasera è ciò che Dio dice ad Abramo. Sta sedendo, fidati, penso io. Quindi Abramo crede che Dio, che gli ha dato il suo bel bambino nella sua sterilità, ma glielo darà, glielo darà, glielo ridarà. Adesso siamo al punto centrale. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, e tu immagini che Gesù prende la croce. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono. Tutti e due insieme Isacco si rivolse ad Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, senti la sua fede, Dio provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Questa è la seconda espressione di fede. Non dice Abramo: guarda, ti devo sacrificare. Ma Abramo dice: Dio provvederà l'agnello
per l'olocausto. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo dove Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio. Mettiamoci. Abramo, Abramo, sacrificami tuo figlio, la prova della fede. Ora c'è la seconda chiamata. Abramo, Abramo, non sacrificarmi tuo figlio. Il dono è la prova, guarda Gesù sulla croce. Lui è la prova, ma nella prova c'è il dono, la salvezza. La prova della salvezza, Gesù è risorto. Ma guarda chi è risorto. La prova, e nella prova il dono della prova, cioè il Signore ordina di non fare sacrifici umani. Israele non fa sacrifici umani. L'agnello sostituisce il figlio. Il sangue animale sostituisce nel sacrificio il sangue umano. Questo è il sacrificio fondamentale, perché se non si capisce questo, non si capirà poi neanche Mosè. Attenti adesso, Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto al posto del figlio. Abramo chiamò quel luogo Moria, cioè il Signore provvede, perciò oggi si dice sul monte Moria. Attenti adesso, è quello che dico, è per capire Abramo. Prima di Abramo, il sacrificio umano era visto come un atto per obbligare Dio a essere fedele al contratto. Io, Dio, ti do il massimo. Perché un papà nel dare suo figlio dalla sua paternità, da se stesso. Questo serve per capire anche il rapporto tra padre e figlio nella Santissima Trinità. Quindi prima di Abramo il sacrificio umano era visto come un atto per obbligare Dio a essere fedele al contratto. Il sacrificio umano era il vertice dei sacrifici, dava la sicurezza del suo effetto, aveva un sapore magico, possedere e condizionare Dio. Dio c'è nelle mie mani, ti ho dato il massimo. Offrire qualche cosa d'altro non era considerato un vero sacrificio e di conseguenza non si poteva parlare di effetto del sacrificio. Con Abramo invece abbiamo un cambiamento totale. Abramo passa dalla sicurezza che offriva il sacrificio del primogenito a un totale affidamento a Dio e passa dall'offerta del figlio all'offerta di un animale che trova, che non è suo, che riceve in dono. Abramo è il vero povero di spirito. Avere Dio salva il mondo nella debolezza. Noè, un uomo salverà il mondo. Abramo, ciò che conta è fare la volontà di Dio, che sconvolge i tuoi piani, ma li sconvolge perché vuol salvarti. Abramo riconosce che tutto è dono, quindi restituisce a Dio il dono ricevuto, sapendo che Dio rimarrà ugualmente fedele alla promessa. Quindi il sacrificio di Abramo non è il figlio, ma è lui, è il suo cuore, la sua disponibilità a offrire ciò di cui ha più caro. Quindi quando tu vedi la croce, chi vedi? Chi vedi?
Dio Padre. Chi vede me, vede mio Padre. Le volte si sente quella storiella, dice, ma comodo, è venuto il figlio, non è venuto il padre. Se tu sei papà, penso che non sappia cosa vuol dire essere papà. No, non si può slegare il termine papà, mamma dal termine figlio. Sono intrecciati, intrecciati nella croce, lo si vede. Quindi il sacrificio di Abramo è la sua disponibilità totale, è la sua fede. Non per niente noi chiamiamo Abramo padre nella fede, questa parola, questo termine che suona nel canto. E sul monte Moira verrà costruito il Tempio di Gerusalemme, e qui tutti i sacrifici che Israele compiva sono la ripresa della legatura di Isacco, dove venivano sacrificati non i figli, ma gli agnelli, gli animali. Abramo è messo alla prova. Nella prova avviene una rivelazione, un dono grandissimo. Abramo, ciò che è importante è il tuo cuore. E al posto del figlio c'è una sostituzione. L'animale, ma anche lì c'è una sostituzione. Chiaro? Luca, chi doveva esserci lì al posto di Gesù? Tu. Sei un peccatore. Io, che sono un peccatore, tu Giuseppe. Quindi la sostituzione è importantissima, per capire poi che cosa avverrà sulla croce. Perché dire che il Signore muore per noi, quel per noi lì, è ricchissimo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre salvato. Ci siamo incontrati la volta scorsa, venerdì 11 novembre. Ci incontriamo questa sera, venerdì 12 dicembre. E l'obiettivo dei nostri incontri di catechesi mistagogica è il sacrificio del Signore morto e risorto nella Messa. Obiettivo di questa sera è l'istituzione del sacrificio nel cammino biblico. Voglio leggere diversi sacrifici guardando il sacrificio salvifico del Signore sulla croce. Leggo le parti guardando il proprio ieri, solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, abbiamo visto come Maria è immacolata prima della morte di Cristo. Noi siamo immacolati dopo la morte di Cristo. Tutti i misteri della vita cristiana si leggono nel mistero di Cristo morto e risorto. La volta scorsa, ascoltando il Vangelo della Trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor, ci siamo soffermati sull'espressione «Ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui». Conversavano di che cosa? Conversavano del suo sacrificio, della sua morte, del suo esodo, della sua dipartita da Gerusalemme, fonte di risurrezione. Questa sera guardiamo il sacrificio con gli occhi di Mosè, guardiamo l'istituzione dei sacrifici. La volta prossima guarderemo il sacrificio con gli occhi di Elia, il sacrificio come segno di conversione e di rinnovamento. Il termine sacrificio vuol dire fare una cosa sacra. Sacrificio non nel senso di fare una cosa che non piace. Ho fatto il sacrificio di mangiare la minestra, ho fatto contenta mia madre, ma in realtà a me la minestra non piace. Sacrificio nel senso invece di dare qualche cosa a Dio,
fare un'azione sacra, entrare in relazione con Dio dandogli qualcosa. Il dare, come caratterizza la relazione tra le persone, così caratterizza la relazione con Dio. Dare la parola, dare tempo, dare la mano, dare un regalo, dare da mangiare, dare da bere. La nostra vita è legata al dare. E si può dare per interesse o si può dare per amore. Siamo nel tempo di Natale, tempo di regali. Ma tutti i regali sono espressione di amore? Il regalo è ambiguo. Il regalo va conosciuto, il regalo va riconosciuto, va approfondito. Il sacrificio a Dio è segno dell'uomo debole e peccatore, che ha bisogno che Dio sia buono con lui, che allontani il male. L'uomo è debole e peccatore, ha bisogno che Dio sia buono con lui, quindi che il gregge sia fecondo, che allontani il male, quindi che i lupi stiano lontano dal gregge. Ha bisogno che Dio sia buono con lui, quindi che cresca il frumento, e che Dio allontani il male, che non venga la grandine. Il sacrificio ha a che fare con il peccato, e si parla del sacrificio dopo il peccato originale. Entriamo allora in modo più specifico. Gli elementi che fanno il sacrificio sono quattro. La persona che offre il sacrificio, il mittente, Dio al quale viene offerto il sacrificio, destinatario, la cosa sensibile che viene offerta, la vittima, e da ultimo il fine dell'offerta, che è il riconoscimento della signoria di Dio. Dio è Dio, e il dono che si domanda a Dio, in ultima analisi, il dono della salvezza, la salvezza dal peccato. L'elemento principale del sacrificio è il sangue. La nostra carne si è formata nel sangue di nostra madre. La vita della carne sta nel sangue. Che cos'è il sangue che sta circolando adesso dentro di noi? Il sangue è l'elemento vitale che circola nel corpo. Il corpo è vivo nel battito del cuore, per il quale il sangue circola nelle arterie e nelle vene e viene purificato nel respiro. Il sangue, nell'insegnamento delle Sacre Scritture, è la sede del principio vitale. Parlare di sangue e di anima è parlare della stessa realtà. Il sangue era identificato con la vita stessa, gli uomini e gli animali sono composti di carne e sangue. Il sangue, essendo il luogo della vita, appartiene a Dio. Per questo motivo la vittima doveva essere dissanguata ed era proibito nutrirsi, bere sangue. Basandosi sul fatto che la perdita di sangue porta alla morte, l'Antico Testamento identifica il sangue con la vita. Quindi se il sangue circola dentro è vita, se il sangue fuoriesce è segno di morte. Io sono in pericolo di vita. Quindi il sangue è vita, è sede dell'anima, è morte, appartiene a Dio. Il sangue è il linguaggio del sacrificio. E diciamo subito che il sangue, per il fatto che è vita nei sacrifici, e questo lo vedremo in modo spettacolare, unico nel sacrificio salvifico di Cristo, il sangue è capace di sconfiggere la morte. Il sangue ha un valore unitivo. Il sangue è segno di offerta della vita stessa. Il sangue è capace di purificare. Il sangue è capace di riconciliazione. E il sangue è capace di ristabilire la comunione con Dio e con i fratelli. E allora possiamo dire subito, e lo riprenderemo poi alla fine, i tre principi del sacrificio. Il primo principio è la proprietà. Colui che offre deve offrire qualche cosa di suo. Secondo principio, il sangue.
Il sangue dell'animale che sostituisce il sangue della persona offerente. E il sangue è proprio il mistero della vita, è il proprio di ogni persona. E il meglio, a Dio non si dà lo scarto, a Dio si dà la primizia, a Dio si dà la cosa bella, buona, sana, forte, a Dio si dà il meglio. Entriamo nel cammino biblico dei sacrifici e vedremo cinque sacrifici: il sacrificio di Caino e Abele, il sacrificio di Noè, il sacrificio di Abramo, il sacrificio di Giacobbe e il sacrificio di Mosè. Dicevamo già prima che dopo il peccato inizia il rituale dei sacrifici. Quindi i sacrifici hanno a che fare con il mistero del peccato. Quando noi guardiamo Gesù in croce, vediamo il peccato più grande, che è l'omicidio del Figlio di Dio. Ma nello stesso tempo vediamo l'amore più grande, il Signore che si dona. Per poter entrare in questa realtà unica, che è proprio il cuore della storia, che è il cuore della salvezza, bisogna entrare nel linguaggio dei sacrifici, perché i sacrifici ci permettono di entrare sempre più nel mistero dell'unico sacrificio. Quindi i sacrifici preparano il sacrificio del Signore, i sacrifici spiegano la profondità del sacrificio del Signore. Il primo sacrificio, il sacrificio di Caino e Abele. Il racconto di Caino e Abele è una raffigurazione del peccato originale nella prospettiva del sacrificio. Leggiamo in Genesi. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì i frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato e perché sei abbattuto? Se agisci bene, non dovrai forse tenere alta la testa? Ma se agisci male, il peccato ha accovacciato la tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Ripeto, leggo questo sacrificio guardando la croce del Signore. Caino è un contadino. Abele è un pastore. Caino e Abele offrono entrambi a Dio i loro prodotti. Il testo dice che Dio gradì l'offerta di Abele. Dice che non gradì l'offerta di Caino, ma non dice perché. Si racconta che Caino è molto arrabbiato, è offeso, è nell'oscurità. Qui si parla del peccato originale che è come una bestia accovacciata alla porta che va dominata. Invece cosa succede? Che è proprio il peccato che domina Caino. Il peccato è come una prepotenza che si impone e dà morte. Già la volta scorsa vi ricordavo che i termini prepotenza, presunzione e pregiudizio vanno insieme. E questa prepotenza nella passione del Signore risuonerà in quell'urlo: crocifiggilo. Il testo della Genesi continua dicendo: Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre in campagna Caino alzò la mano contro il fratello che lo uccise. Perché Caino ammazza il fratello? Perché ha una cattiveria dentro, ma questa prepotenza che lo imprigiona, lo rende schiavo. Abele è morto subito, quindi Abele non ha discendenza. Abele vuol dire soffio. Abele vuol dire soffio, termine molto usato nella scrittura per dire l'inconsistenza dell'uomo. Come un soffio sono i figli di Adamo. Abele è un tipo ideale, è anticipo del Cristo.
Infatti Abele lo si comprende molto bene in rapporto a Cristo Signore, che salva il mondo non nella forza, ma nella debolezza. Abele ci introduce nella modalità con la quale il Cristo salverà il mondo nella via della debolezza, perché l'uomo è debole. E l'uomo diventa forte soltanto quando riconosce la propria debolezza, perché nel riconoscere la propria debolezza l'uomo è nella situazione giusta di farsi aiutare, di lasciarsi salvare, di lasciarsi amare. Cristo salverà il mondo nella debolezza, salverà il mondo in un soffio. Chinato il capo e mise lo Spirito, il Signore che nel suo soffio dà lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. E qui si potrebbe affrontare un tema molto bello: l'urlo di Cristo e il soffio di Cristo. Cristo che prima di morire grida il grido del Signore e poi emette lo Spirito. Il secondo sacrificio, il sacrificio di Noè, che è un'altra formulazione del peccato originale. Dio si accorge che ogni disegno concepito dal cuore umano è cattivo, il male sta nel cuore, quindi tocca la profondità dell'uomo. Il male non è tanto un fatto esterno, è un fatto innanzitutto interno, poi si esprime all'esterno. Leggiamo in Genesi 6: e il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi di Dio. C'è un uomo che tra gli altri uomini è diverso, è un uomo gradito a Dio, un uomo buono. Questo uomo è segno di Cristo, perché il mondo sarà salvato da un solo uomo giusto. Un solo uomo salverà tutto il genere umano. Il racconto di Noè, dell'arca, degli animali che salgono sull'arca, del diluvio, questo racconto è pensato nella prospettiva del sacrificio. Dio pensa di distruggere tutto salvando Noè con la sua famiglia e con gli animali. A riguardo degli animali bisogna leggere con attenzione, perché Dio invita Noè a prendere degli animali monti, 7 coppie per ciascun animale. Quindi degli animali monti, bovini, ovini, caprini, tortore, piccioni, prende 7 coppie. Sono gli animali che servono per il sacrificio. Se ne avesse preso una coppia sola, uccisa la coppia del sacrificio, quella specie di animale ci salva. Infatti, Noè offre un sacrificio dopo il diluvio. Così leggiamo: allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali monti e di uccelli monti, e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. È rimasto Noè con i suoi figli e le sue nuove. Inizia una nuova discendenza, e inizia una nuova discendenza nel segno dell'offerta di un sacrificio. Ci sono un altare, un'offerta, un profumo soave gradito a Dio e un arcobaleno, che è l'arco di guerra di Dio deposto. E quando noi guardiamo Gesù sulla croce con le braccia aperte, possiamo pensare a questo arcobaleno che Dio ha posto nel cuore dell'umanità. Infatti,
Noè non è un ebreo. Dio fa alleanza con l'umanità rappresentata da Noè e si impegna a salvarla, a convertirla nel profondo del cuore. E il Signore, con la sua morte e la sua risurrezione, salverà non soltanto gli ebrei, ma salverà tutti gli uomini. E l'ultima parte toccata nel corpo di Cristo sulla croce sarà il suo cuore. Dopo la morte il suo cuore verrà trafitto. Il Signore è venuto a guarire il cuore di ogni uomo. Noè è segno di Cristo che è venuto a salvarci, quindi è venuto a far sì che il nostro sacrificio sia buono. E vedremo la volta prossima nella prospettiva di Elia che cosa vuol dire avere un cuore buono, un cuore segnato dal sacrificio. Terzo sacrificio, i sacrifici di Abramo. È bene risentire i primi versetti che segnano la storia di Abramo. Dovremmo quasi impararli a memoria, come penso sappiamo a memoria i 10 comandamenti. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E la storia di Abramo ruota proprio attorno alla promessa di un figlio, che è il futuro di una coppia ed è dentro il segno del sacrificio. Infatti, quando Abramo inizia il cammino comandato da Dio, costruisce altari. Arriva Sichem, costruisce un altare. Arriva Betel, costruisce un altare. Poi c'è l'incontro misterioso con Melchisedec, questo sommo sacerdote del Dio Altissimo, re di Salem, e Salem vuol dire pace. E siamo nella zona proprio di Gerusalemme, infatti Gerusalemme vuol dire città della pace, mentre Betlemme vuol dire città del pane. E Abramo partecipa a un sacrificio particolare, a un'oblazione. Melchisedec, questo sommo sacerdote del Dio Altissimo, offre pane e vino. È già una prefigurazione del Cristo. Cristo istituirà il mistero del suo unico e perfetto sacrificio nei segni del pane e del vino. Quando noi partecipiamo alla messa, noi vediamo il sacrificio del Signore proprio dentro in questa materia, il pane azimo e il vino di uva. La figura di Melchisedec la si comprenderà pienamente quando arriva il Cristo. Così la storia continua, Abram si lamenta perché dice a Dio: mi hai promesso un figlio, ma qui arriva nulla. E il Signore comanda di fare un sacrificio. E per la prima volta viene raccontato un rito sacrificale. Gli disse Dio ad Abramo, disse Dio ad Abramo: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra, non divise però gli uccelli. Anche qui c'è un ritornello: 3 anni, 3 anni, 3 anni. Il Signore vuole delle bestie forzute, delle bestie ben nutrite, delle bestie forti. E questo 3 anni, dice, per sé il lavoro di Abramo, che ha dovuto lavorare parecchio per nutrire quelle bestie, ma questo 3 anni sta già a indicare i 3 anni della vita pubblica del Signore. Questi 3 anni, infatti, come dicevo prima, e questo bisogna sempre tenerlo presente, noi guardiamo i racconti dei sacrifici, ascoltiamo i racconti dei sacrifici guardando la croce del Signore.
Abramo prepara questo sacrificio, gli uccelli rapaci hanno sentito l'odore del sangue e Abramo con un bastone deve cacciare gli uccelli rapaci, stanco, sfinito, si addormenta e nel sogno, mentre dorme, il Signore gli dice di stare tranquillo perché gli darà quella terra che ha promesso e avviene una cosa. Mentre Abramo è nel sonno, è sfinito, Dio, attraverso una fiaccola, attraverso un forno fumante, passa attraverso gli animali. Cosa sta a indicare questo gesto? Che non è Abramo che si impegna con Dio, ma è Dio che si impegna con Abramo. È Dio che fa alleanza con Abramo. È Dio che dice ad Abramo: sta tranquillo, vedrai che a suo tempo io manterrò la promessa fatta. Infatti questa promessa si compie e viene, e qui si parla di un altro sacrificio che dovremmo conoscere, che troviamo scritto in Genesi 18. Alle querce di Mamre arrivano tre personaggi misteriosi e Abramo offre a loro un sacrificio vero e proprio, un sacrificio di comunione. Sara è impegnata a preparare delle focacce, lui si adopera a preparare il vitello e lui offre questo cibo e insieme si mangia. E alla fine del pasto, quegli uomini, quei personaggi misteriosi, dicono ad Abramo: tra un anno avrai un bambino. Quindi quel ti darò un figlio, ti darò un figlio, ti darò un figlio, non aver paura che arriverà il figlio, quella espressione diventa: tra un anno avrai un bambino e dopo un anno nascerà Isacco, il figlio di Abramo e di Sara. Questo nome Isacco, che vuol dire sorriso, e anche questo nome diventa profetico in rapporto a Cristo, perché è Cristo che poi porterà il sorriso definitivo nella storia, il sorriso della fede, il sorriso della risurrezione dei morti. E gli uomini sono chiamati a sorridere perché chiamati a partecipare della stessa vita di Dio, la vita eterna, la risurrezione dei morti. Abbiamo poi l'ultimo sacrificio nella storia di Abramo, che è l'apice. Potremmo dire che è il cuore dei sacrifici nella preparazione del sacrificio salvifico del Signore. Il sacrificio per eccellenza di Abramo, questo racconto lo ascoltiamo nella notte santa, nella notte di Pasqua. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e offri l'olocausto su di un monte alto che io ti indicherò. Abramo sa che Dio è fedele, infatti il figlio promesso è arrivato. Abramo si fida totalmente di Dio, che chiede ad Abramo di offrirgli ciò che lui gli ha donato e di offrirglielo in olocausto, cioè che il figlio sia tutto bruciato. Infatti nell'olocausto la vittima è tutta un dono. Gesù, quando morirà, dirà: tutto è compiuto, cioè tutto è perfetto. E nell'olocausto si intravede questa perfezione proprio nella consumazione della vittima, che diventa tutto profumo, che sale al cielo. A noi questa cosa ripugna, pensare che un papà debba sacrificare il proprio figlio ci dà terribilmente fastidio, ma nell'antichità era comune l'offerta del proprio figlio in occasioni uniche
come per ricevere la benedizione nel fondare una città, nel chiedere la vittoria in guerra. Abramo crede in Dio, riconosce che il figlio è dono ed è pronto a ridonarlo. Abramo viene messo alla prova nella sua fede. Parlare di fede è parlare di prova. Infatti, quando noi parliamo della fede in Cristo, parliamo della prova, che è la croce di Cristo. Abramo viene messo alla prova, si alza di buon mattino, non dice niente a sua moglie Sara, sella l'asino, prende con sé due servi e il figlio Isacco, spacca la legna per l'olocausto, si mette in viaggio verso il luogo che Dio gli ha indicato, il monte Moira, Sion, dove sorgerà poi il Tempio di Gerusalemme, dove verranno offerti i sacrifici. Il terzo giorno arriva al luogo indicato, anche qui un'altra nota che la si comprende in rapporto a Cristo, noi diciamo nel credere risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Quindi l'attenzione ai particolari. Troviamo scritto in Genesi, allora Abramo disse ai suoi servi, arrivati al luogo indicato, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Avrebbe dovuto ritornerò da voi, mentre invece dice ritorneremo da voi, è un'espressione di fede. Cioè Abramo crede che se Dio mi ha dato il mio bambino nel tempo della sterilità, me l'ha dato dal nulla, così può ridarmelo da morto. Abramo esprime la sua fede nella risurrezione. E qui sarebbe interessante il parallelismo tra grembo e tomba, tomba e grembo. Nel grembo una vita si forma, nella tomba una vita si disfa, e il Signore entra nel grembo per entrare nella tomba e disfare la morte. Il grembo sta all'inizio, la tomba sta alla fine. Questo parallelismo è molto interessante, ci aiuta a riflettere, a entrare nel mistero grande della fede, dell'amore del Signore, della Pasqua del Signore. Continuiamo con il racconto di Abramo. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Qui ci viene in mente Gesù che prende la croce. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse ad Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio provvederà all'agnello per l'olocausto. Qui una seconda frase importante, Dio provvederà l'agnello, è una frase profetica. Infatti Dio provvederà, Dio è provvidenza, però Dio chiede una totale fiducia. Noi sperimentiamo la provvidenza di Dio nella fiducia. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio. Abbiamo quindi due chiamate. La prima chiamata: sacrificami tuo figlio, la prova. Ora la seconda chiamata di Dio: non sacrificare tuo figlio, è il dono nella prova, è la provvidenza nella prova, quel dono nella prova che sarà la resurrezione. Cioè il dono più grande, il dono inaudito è che la morte di Cristo è il grembo della resurrezione.
perché la morte di Cristo è il suo amore vincente. La resurrezione dice che la morte del Signore è tutto l'amore di Dio per noi, quell'amore che distrugge il peccato e sconfigge la morte. Ma più noi recuperiamo questi episodi che preparano il sacrificio di Cristo, e più riusciamo a entrare nel sacrificio del Signore. Questo non va mai dimenticato, proprio anche per lo studio e la meditazione personale. Allora Abramo, continuiamo il racconto, alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto al posto del figlio. Abramo chiamò quel luogo Moria, il Signore provvede, perciò oggi si dice sul monte Moira. E qui dobbiamo cogliere il significato di questo fatto. Prima di Abramo, il sacrificio umano era visto come un atto per obbligare Dio a essere fedele al contratto. Tu Dio devi fare quello di cui ho bisogno perché io ti ho dato il massimo. Quindi il sacrificio umano era il vertice dei sacrifici, dava sicurezza del suo effetto e aveva un sapore magico, cioè possedere Dio. Possedere Dio. L'idolatria. Offrire qualche cosa d'altro non era considerato un vero sacrificio e di conseguenza non si poteva parlare di effetto del sacrificio. Cosa succede sul monte Moria? Che Abramo passa dalla sicurezza che offriva il sacrificio del primogenito a un totale affidamento a Dio. Ciò che conta è la fede in Dio. E secondo, passa dall'offerta del figlio all'offerta di un animale che non è suo. Il sacrificio di Abramo quindi non è il figlio, ma è la disponibilità a offrire ciò che di più caro Abramo possiede, è la sua fede, è il suo fidarsi del Signore. Questo è il punto fermo. Quindi il sacrificio di Abramo è la sua disponibilità totale e la fede, e noi chiamiamo Abramo nostro padre nella fede. Sul monte Moira è stato poi costruito il Tempio di Gerusalemme, qui tutti i sacrifici che Israele compiva sono la ripresa della legatura di Isacco, dove venivano sacrificati non i figli, ma gli agnelli. Abramo sostituisce al figlio l'animale, quindi il sangue dell'animale sta a indicare il sangue del figlio, la sostituzione. E questo è un punto fermo nei riti dei sacrifici. Corriamo, andiamo avanti, i sacrifici di Giacobbe. Giacobbe è a Betel, dove ha fatto il sogno della scala tra il cielo e la terra, e lì costruisce un altare su cui fa un'oblazione di olio. E questo sogno lo si comprende sempre in rapporto alla croce del Signore, la croce che è come una scala che porta in alto, una scala che porta dentro. Così ancora in Genesi 35 Giacobbe a Betel, dove Dio gli ha cambiato il nome da Giacobbe a Israele, costruisce un altare su cui fa un'altra oblazione di olio. Qui tutto il tema del nome Israele vuol dire che Dio regni, e sulla croce ci sarà quel cartiglio con scritto Gesù Nazareno re dei Giudei. Quello è il modo di regnare del Signore. Quindi il termine Israele si compie pienamente nella morte del Signore. E la morte del Signore fa vedere come Dio regna.
Dio regna servendo, Dio regna dando tutto, Dio regna nel suo amore. Arriviamo ai sacrifici di Mosè. Con Mosè il sacrificio viene ritualizzato, Mosè è il legislatore di Israele. Mosè che viene chiamato da Dio a liberare il suo popolo. E il primo sacrificio nel racconto della storia di Mosè è l'agnello pasquale. Prima della liberazione della schiavitù dell'Egitto, il rito dell'agnello pasquale, che veniva fatto nella prima notte di luna piena in primavera, si chiedeva la fecondità del gregge e la liberazione dai lupi. Dopo la liberazione della schiavitù dell'Egitto, invece, l'agnello pasquale diventa il segno del passaggio di Dio che libera il suo popolo. I primogeniti degli egiziani muoiono. I primogeniti degli ebrei non muoiono perché sulle loro case c'è il sangue dell'agnello. E questo agnello pasquale sarà poi Cristo, il primogenito, quell'agnello che muore e risorge. Quindi nel suo sangue i peccati sono distrutti e nel suo sangue c'è vita. Nella notte di Pasqua là in Egitto i primogeniti degli egiziani muoiono, mentre invece quelli degli ebrei non muoiono per il sangue. Questa realtà la si comprenderà pienamente in Cristo. Cristo è il primogenito, lui è l'agnello che muore e risorge. Quindi nel suo sangue i peccati sono distrutti e nel suo sangue c'è la vita. L'agnello ucciso ritualmente nel tempio il 14 di Nisan, tra l'ora sesta e l'ora nona. Ogni anno, in questa data, attraverso questa uccisione si ricordava, si faceva memoria, si celebrava il memoriale e si viveva l'attualizzazione della liberazione della schiavitù. E Gesù morirà proprio all'ora nona. E Giovanni nel suo Vangelo tematizza questo. È preoccupato che noi comprendiamo proprio il parallelismo tra l'uccisione degli agnelli al Tempio e l'uccisione del vero agnello, quello che salva il mondo là fuori dalle mura di Gerusalemme. Quindi la Pasqua antica che prepara la Pasqua nuova. Gesù che nel contesto della Pasqua antica compie la Pasqua nuova, il Signore che prepara sacrificio dopo sacrificio il suo sacrificio. Abbiamo poi il secondo sacrificio di Mosè, che è l'alleanza al Sinai. Quando il popolo arriva al Sinai, Dio dà al popolo attraverso Mosè i 10 comandamenti e poi si celebra il sacrificio di alleanza che adesso ascoltiamo. Il Signore, siamo Esodo 24, dai versetti 1 al versetto 11. Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nabab e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano. Solo Mosè si avvicinerà al Signore. Gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza
e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati non stese la mano, essi videro Dio e poi mangiarono e bevono. Quindi, di buon mattino Mosè costruisce l'altare. L'altare deve essere fatto di 12 pietre, come sono 12 le tribù di Israele. Le pietre non devono essere lavorate dall'uomo. Gli animali vengono messi sopra l'altare, metà del sangue è versato sull'altare e l'altra metà sul popolo, perché il contratto, l'alleanza, è bilaterale e non unilaterale come era stata per Abramo. Il sangue sulle due parti è un sangue sponsale, è il sangue dell'alleanza. Quando Gesù istituirà il sacramento del suo sacrificio, sul vino dirà: questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Quindi un sangue sponsale, è il sangue di un'alleanza matrimoniale, è un sangue di un amore unico, quindi di un amore che genera vita. L'alleanza quindi tra Dio e il suo popolo è suggellata nel sangue, ma non un sangue qualsiasi, sarà il sangue del Signore che noi adoriamo, riceviamo all'altare. Se siamo stati attenti all'alleanza del Signore, si parla di due tipi di sacrificio, di olocausti e di comunione. Infatti, poi con il capitolo 25 dell'Esodo e poi il libro del Levitico, vengono presentati tipi di sacrificio. E quindi adesso noi velocemente vogliamo presentare questi cinque tipi di sacrificio che troviamo nel Levitico, che riassumono quello che abbiamo detto. Perché quando abbiamo parlato di Melchisedec abbiamo parlato dell'oblazione, quando abbiamo parlato di Abramo abbiamo parlato di olocausto. Allora, quanti sono i sacrifici? E vediamo questi sacrifici nel loro significato e li vediamo applicati a Gesù. I sacrifici sono cinque: l'olocausto, il sacrificio di espiazione, il sacrificio di comunione, il sacrificio di riparazione e l'oblazione. Innanzitutto olocausto, che vuol dire tutto bruciato, la vittima che diventa profumo. E questo termine olà, che indica proprio qualche cosa che sale in alto, in latino si dice ostia. E noi quando usiamo questo termine lo usiamo proprio in riferimento a Cristo. Lui è l'ostia, cioè lui è il tutto consumato, lui è il profumo della vita, il profumo gradito a Dio, il profumo che sale dalla terra. Qual è il senso dell'olocausto? È l'adorazione a Dio. Il significato dell'olocausto è adorare il Signore Dio, è la fonte della vita. Infatti il fuoco che trasforma la vittima in profumo è segno del riconoscimento della signoria di Dio. Il profumo sale a Dio. L'olocausto quindi ha senso in rapporto a un cuore adorante. Allora il riferimento a Cristo? Nel sacrificio di Gesù noi vediamo l'olocausto, cioè Gesù prima di morire dice: tutto è compiuto, cioè tutto è perfetto. Cioè Gesù ha portato alla perfezione il mistero del sacrificio, è Lui che si sacrifica per l'umanità. Questo lo vedremo molto bene con Elia. Non siamo noi a sacrificarci per il Signore, ma è il Signore che si sacrifica per noi. E nel sacrificio del Signore vediamo
l'offerta del Padre, perché Gesù dice: chi vede me vede il Padre. Quindi nel donarsi del Figlio vediamo il donare del Padre e ci è dato lo Spirito Santo. Quindi il termine dare, questo verbo, come dicevamo all'inizio, che segna i rapporti umani, lo vediamo in un modo definitivo sulla croce, cioè Dio Padre dà tutto, il Figlio dà tutto e è dato lo Spirito Santo. Secondo, il sacrificio di espiazione per i peccati commessi nei riguardi di Dio. Qui dobbiamo recuperare la festa dello Yom Kippur, dell'espiazione. Ogni persona celebra i sacrifici di espiazione per i propri peccati, ma una volta all'anno il sommo sacerdote compie il sacrificio di espiazione per tutto il popolo, per tutti i peccati involontari e sconosciuti. E il giorno dell'espiazione è un giorno di digiuno assoluto, di preghiera, di penitenza, di sacrificio. Per noi è il venerdì santo. Pensiamo al digiuno del venerdì santo per essere in piena sintonia con il Signore. E in questo rito sono portati due agnelli, due capri maschi. Uno è chiamato capro espiatorio e l'altro l'agnello del sacrificio. Il sommo sacerdote mette le mani sulla testa del primo, il capro espiatorio, confessa i peccati del popolo, trasferendo su di esso i peccati, e viene portato ai limiti del deserto, dove sicuramente verrà ucciso da qualche bestia feroce, e questa sarà la punizione per tutti i peccati. E a riguardo di Cristo, Cristo morirà fuori dalle mura di Gerusalemme. Come il capro è portato ai limiti, così Cristo viene ucciso fuori dalle mura di Gerusalemme. L'altro agnello viene ucciso, il sangue viene messo in catini e il sommo sacerdote porta questo sangue nel santuario dove c'era l'arca dell'alleanza. E il sommo sacerdote faceva 7 aspersioni sul coperchio dell'arca, chiamato propiziatorio, per purificare il popolo dell'altare. Poi il sommo sacerdote usciva benedicendo il popolo e dicendo: Dio ha perdonato i nostri peccati. Così, quando Gesù morirà, il velo del Tempio si squarcerà in due dall'alto in basso. Quindi Cristo muore fuori, capo espiatorio. Quando muore Gesù, il velo del Tempio si squarcia in due, dove è stato, dove il sommo sacerdote portava il sangue e faceva 7 aspersioni e poi diceva a tutto il popolo: i peccati sono perdonati. Il significato di questo sacrificio di espiazione era proprio là, il pentimento e la richiesta del perdono. Gesù muore per i nostri peccati. Gesù prende su di sé tutti i peccati dell'umanità e li distrugge. Gesù, dirà l'Apostolo Paolo, è trattato come peccato e in lui tutti i peccati vengono rimessi. Infatti proprio nella sua morte è dato lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Cosa fa lo Spirito Santo? Ci rende partecipi del mistero della redenzione del Signore, Cristo che ci ha liberati nel suo sangue. Quindi Cristo ha pagato per noi, ha pagato al nostro posto e ha pagato il nostro favore. Contemplare il crocifisso è contemplare il mistero del peccato e nello stesso tempo contemplare il mistero dell'amore. Il Signore è arrivato lì, per noi uomini, per la nostra salvezza, è arrivato lì e ha cambiato le sorti dell'umanità. Il terzo tipo di sacrificio è il sacrificio di comunione. E qui veniva offerto, mettiamo, un vitello, una parte era per Dio, una parte era per l'offerente,
una parte era per il sacerdote che poteva anche vendere se riceveva una grande parte. E questo sacrificio stava a indicare proprio il mistero della comunione con Dio. Questo mistero di partecipazione. E il significato di questo sacrificio era proprio il ringraziamento. Avveniva qualcosa di bello nella vita, qualcosa di grande, si offriva un sacrificio di comunione, chiamato anche poi sacrificio di esultanza, sacrificio di lode. E questa realtà la vediamo in Cristo Gesù. Infatti Cristo muore perché noi possiamo entrare in comunione con Lui. Infatti noi facciamo la comunione al suo corpo e al suo sangue, perché attraverso questa comunione il Signore viene in comunione con noi. Siamo una cosa sola. Gesù proprio sulla croce intonerà il salmo del giusto perseguitato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma questo salmo, nella sua conclusione, quando si è risolto il dramma, la persona provata che è stata segnata da un dolore grandissimo, da un dolore ingiusto, ma è stato soccorso da Dio, offre un sacrificio di comunione, di intimità, di unità ai poveri. Quindi Gesù è il giusto perseguitato che vive la sua vita in rapporto a Dio e nella sua vittoria offre un sacrificio di comunione. Quindi il sacrificio di comunione nasce proprio dalla sua donazione, dal suo essere morto per noi, morto per i nostri peccati, morto in favore della nostra salvezza. La comunione dice proprio la felicità di Dio di essere con noi, salvati, perdonati, amati. E si parlerà poi anche di sacrificio di consacrazione, perché l'amore del Signore è un amore che consacra, cioè essere pienamente partecipi di questo amore che rinnova la vita. Abbiamo poi il sacrificio di riparazione, che è relativo ai peccati commessi contro il prossimo e prevede anche il rimborso economico. E questo sacrificio di riparazione ha come significato proprio la volontà di giustizia e di riparare i peccati commessi. E noi questa realtà nel sacrificio di Cristo lo vediamo in un modo sublime, perché il Signore nel distruggere i peccati ci chiama fratelli, cioè ci chiama capaci di unità, ma grazie al suo amore, e ci dirà: amatevi come io vi ho amato. E da ultimo l'oblazione, che è un'offerta di prodotti agricoli fatti a Dio in segno di riconoscenza: una parte di fior di farina sulla quale viene versato dell'olio, messo dell'incenso, cosparsa di sale, viene bruciata sull'altare e mandata in fumo. Il rimanente poi veniva dato al sacerdote per la sua vita. Qui ci viene in mente il sacrificio di Melchisedec. Il senso di questo sacrificio è proprio la riconoscenza, cioè riconosco che tutto quello che io possiedo in realtà è tutto di Dio. La terra che mi fa vivere, che mi permette di vivere, di lavorare, è dono di Dio. E Gesù istituirà il sacramento del suo sacrificio proprio nel mantire del pane e del vino, che richiamano le due piante. Il pane richiama la pianta di frumento e il vino la pianta della vite. Queste due piante richiamano la pianta della croce, dove il Signore è morto. Ma la pianta della croce richiama la pianta della conoscenza del bene e del male, e richiama la pianta della vita. Il Signore, no, che ci salva nel linguaggio vegetale, cioè tutte le piante parlano della pianta. Le case le costruiamo noi, ma le piante crescono da sole. E le piante che crescono da sole richiamano la pianta del Signore. Gesù poi presenterà il regno di Dio nel mistero del seme.
che ha a che fare con la pianta. Noi siamo adesso nel tempo di Natale, vediamo tante piante illuminate, il cosiddetto albero di Natale, che è segno di Cristo. L'albero di Natale non è un segno pagano, l'albero di Natale è un segno per dire il mistero del Natale che viene dal nord. Noi potremmo dire che nel sud Europa c'è come segno il presepio, nel nord Europa c'è come segno l'albero, ma tutti e due indicano Cristo. E l'albero di Natale parla proprio della croce luminosa, il Signore che attraverso la croce vuole darci i suoi doni. Gesù attraverso la croce, quindi la sua morte, il mistero della sua donazione è venuto a rendere bella la nostra esistenza. Ecco, noi la volta prossima continueremo il nostro discorso con l'aiuto di Elia per poter entrare nel sacrificio come mistero di conversione, ma è bene concludere ricordando quei tre principi che io ho annunziato, che io ho presentato all'inizio, quando diciamo che i tre principi del sacrificio sono che uno offre ciò che gli è proprio, offre il sangue è come elemento significativo del sacrificio e offre il meglio. Ecco, questa realtà la vediamo proprio nel mistero di Cristo. Quindi la proprietà, uno offre ciò che gli è proprio, infatti il Signore offre se stesso. L'agnello immolato è di sua esclusiva proprietà. Poi, secondo caratteristico, ecco la sostituzione. L'animale offerto sostituisce colui che offre e sulla croce il Signore si sostituisce a noi. E si offre il meglio, e sulla croce noi vediamo il meglio. Il Signore è il meglio del meglio. Questa espressione che veniva usata nel mondo dei sacrifici. Dicevano il meglio del meglio è il primogenito maschio. E sulla croce noi vediamo l'unigenito che si è fatto primogenito maschio tra una moltitudine di fratelli, e lui è il meglio del meglio, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché chiunque crede in lui non muoia, cioè non vada perduto ma abbia la vita eterna. E queste parole Gesù le dice a Nicodemo, un dottore della legge, uno che se ne intendeva molto bene di sacrifici. I sacrifici preparano il sacrificio del Signore. Questa sera abbiamo fatto velocemente questo esercizio, abbiamo recuperato i sacrifici dell'Antico Testamento per cogliere la ricchezza del sacrificio del Signore. E il Signore ha preparato tutto, si è preparato e ha salvato il mondo nel suo sacrificio. Quindi la Messa è la scuola dell'amore vero, è la scuola dove ognuno di noi impara a dare il meglio di sé, cioè a offrire se stesso. Il Signore non ci ha salvato con qualche cosa di esterno a sé. Ci ha salvato donando se stesso. Così partecipare alla Messa significa imparare a offrire se stessi, a amare come Lui ci ha amato. E questa è una scuola che non finirà mai. O meglio, questa scuola finirà il giorno della nostra morte, quando, ancora una volta, siamo chiamati a offrire noi stessi, a dare al Signore ciò che Lui ci ha donato. La prossima volta ci sentiremo venerdì 13 gennaio alle ore 20:45, sempre alla Chiesa della Madonna della Neve. Sia lodato Gesù Cristo.